Un saluto da Valentina Portoghese, la quarta tappa della sagra più gustosa ed itinerante dell'autunno ci porta a Gravina in Puglia per celebrare lui, il re, il fungo Cardoncello. Benvenuti! Gravina in Puglia è ubicata sulla Murgia occidentale e il suo nome deriva dalla sua particolare posizione, sull'orlo di un grosso burrone o gravina. Federico II di Svevia amava questa città, tanto da definirla giardino di delizie. Egli infatti fece realizzare in loco un castello del quale restano oggi soltanto i ruderi, che aveva la funzione di ospitare lui e i suoi uomini prima e dopo le battute di caccia svolte nel territorio murgiano. Il suo territorio di confine tra Puglia e Basilicata ha un ruolo economico importante nel territorio murgiano e per questo motivo è stata scelta come sede del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Grazie alla posizione strategica dei vari abitati, Gravina può vantare anche di essere stata scelta per diversi set cinematografici. Nel 1975 è stato girato qui Comincia l'avventura di Carlo Palma con Monica Vitti e Claudia Cardinale. Pensate, alcune scene come la stireria dove lavorava la Cardinale sono state proprio girate nel rione Giulianello, quartiere periferico di Gravina. Ci troviamo all'interno di una farmacia particolare, vi sto parlando di una farmacia agricola. Il nome è L'Agricola di Lorusso Maria. Questa è un'attività che è sul campo da tanti anni. Ci occupiamo principalmente di agricoltura e anche di giardinaggio e irrigazione, perché Gravina è una zona agricola, quindi per cui siamo nel pieno di questo tipo di attività come zona. Vendiamo un po' tutti i prodotti agricoli, dai prodotti fitofarmaci o anche piante da frutto, un po' tutto ciò che concerne l'agricoltura in genere. Io vorrei proporvi un'esperienza particolare in compagnia di Antonio Daddario. Faremo un esperimento che ha a che fare con i funghi, cioè i pani da quali poi... Sono i funghi che noi mangiamo, i cosiddetti funghi coltivati. E non è altro che un substrato di paglia sterile con del micelio e con un po' di terreno, come potete vedere, un po' di terreno sopra, un po' d'acqua, umidità, e possiamo mangiare i funghi direttamente a casa nostra senza andare sulla Muggia a raccoglierli. 10-15 giorni possiamo avere già i primi funghi. L'agroalimentare gravinese offre pietanze che rappresentano unicità e salubrità nel genere culinario. Cenni storiografici indicano Gravina come città del grano e del vino, grana dat et vina, offre grano e vino, come scritto nello stemma araldico cittadino. Le attività produttive gravinesi sono da sempre state evocate dall'agricoltura e i suoi derivati. La capacità imprenditoriale non è stata, nella maggior parte dei casi, capace di andare nella direzione di una trasformazione totale della materia prima e non riuscita a creare alto valore aggiunto. La capacità artigianale gravinese è piuttosto ampia e soprattutto se legata all'edilizia, al manifatturiero e all'agroalimentare. Il turismo, nonostante l'ampia offerta, paga l'incapacità di programmazione. Per tale assenza gli operatori procedono in ordine sparso. Fa eccezione proprio la sagra del fungo Cardoncello. A Gravina è un evento molto atteso, fatto di cultura, folklore, odori e sapori dell'Alta Murgia, che prosegue di anno in anno con un successo straordinario. Nato dalla collaborazione di diverse realtà territoriali, la sagra itinerante del fungo vede un record di presenze che cresce e gratifica il lavoro di preparazione svolto in questi mesi, il cui scopo è quello di far conoscere molteplici qualità di un alimento coltivato in un ambiente unico come la Murgia pugliese e locale. Il tutto accompagnato da vino novello fresco di imbottigliamento e da una serie di appuntamenti all'insegna della gastronomia e dello spettacolo come il concerto dei Terra Ross, gruppo pugliese che combina in maniera originale le sonorità della pizzica, della tarantella, della tamuriata e del folk. La vera tradizione artigiana nella macelleria la trovate a Gravina in Puglia presso la macelleria Egidio. Vorrei parlare con te di quelle che sono le tue produzioni, quindi proprio le produzioni artigianali che voi fate. Certamente, e a prescindere dal fatto che noi comunque vendiamo carni e prodotti locali, quindi carni fresche,
elaboriamo anche dei prodotti che sono da noi trasformati sia come fresco che da essiccato. Quindi essiccato parliamo di salsicce soppressate, pizzentella, lannuggia, pancette arrotolate, quindi antichizzate con la cotenna bruciata. Egidio, spieghiamo meglio il concetto di trasformazione del prodotto. Certamente, per quanto riguarda la trasformazione del prodotto, innanzitutto bisogna essere abilitati in questo e non solo. Bisogna anche avere tanta fantasia nella trasformazione del prodotto, bensì parliamo di, non so, anche di un semplice pollo, no? Il pollo lo si può elaborare in qualsiasi maniera, dal quale si riesce a far uscire, non so, il spezzatino di pollo, ma non solo questo, si possono fare degli straccetti di pollo, bracciole di pollo, arrotolati di pollo, un pollo disossato ripieno, insomma, questo è il succo del discorso. Ci troviamo in compagnia della presidente della Proloco di Gravina in Puglia, l'architetto Raffaella Nardiello, alla quale io do il mio personale benvenuto. Dunque, architetto, volevo domandarle questo. Vogliamo fare assieme un bilancio di quella che è stata la 2 giorni di sagra del fungo cardoncello? Sì, diciamo che è stato un bilancio molto positivo, sia in termini di presenze che in termini di apprezzamento dei visitatori rispetto, diciamo, le cose che abbiamo proposto, sia per quanto riguarda le pietanze che abbiamo fatto, perché ha presentato lo chef Michele Requez, a cui va il nostro ringraziamento, perché erano delle pietanze molto sofisticate, sì, ricercate. Ad esempio abbiamo avuto le lasagnette di grano duro con il pesto di erbe campestri dell'Alta Murgia, con funghi cardoncelli, con il pallone di Gravina, quindi sono tutti ingredienti della città di Gravina, e quindi siamo stati contenti sia di promuoverli e del fatto che comunque sono stati molto apprezzati dai visitatori. Dunque, l'affluenza è stata gradita e, come abbiamo potuto noi stessi vedere, è cresciuta di anno in anno. A questo punto io penso che il ruolo della Proloco sia estremamente importante a livello di sviluppo territoriale. Dunque, architetto, cosa farà la Proloco per promuovere ancora di più quella che alla fine è sì una specialità, ma anche un qualcosa che può portare a livello economico dei vantaggi? A lei la parola. Sì, allora noi durante l'anno comunque, oltre alla sagra del fungo cardoncello, che è la 4ª edizione quest'anno, abbiamo anche altri eventi. Allora abbiamo San Michele delle Grotte, noi riproponiamo l'antica tradizione dei balloni, quindi scendiamo proprio giù a Fondovico, allestiamo i balloni e poi facciamo i laboratori con i bambini, proponiamo il laboratorio di Colacola, il laboratorio di pasta fatta in casa, sempre con l'aiuto dello chef e dei cuochi, e non solo, facciamo anche proponiamo il programma il progetto Balconi Fioriti, che è un progetto che portiamo avanti nel mese di giugno e che vede di giugno e di luglio, e che vede tutti i balconi, diciamo, della città, del centro storico fiorire, e la fine di questo evento è la Notte Verde, una notte che porta a Gravina un sacco di visitatori, quindi tutti questi eventi per promuovere sia l'artigianato sia le bellezze che la nostra città ci offre. Il cellulare è diventato uno strumento importantissimo per la nostra vita quotidiana, allora io vi ho portati nel posto giusto. Noi nel nostro centro abbiamo oggi la possibilità di offrire diversi servizi che riguardano sia dall'attivazione della SIM card, all'attivazione di diverse promozioni che coinvolgono specie i ragazzi, i giovani. Nel nostro centro abbiamo la possibilità anche di offrire un servizio di assistenza tecnica, che in genere va da un minimo di 2 ore a un massimo di 24 ore, quindi siamo molto celeri ad offrire questo tipo di servizio. Poi abbiamo anche la possibilità di gestire tutti i tipi di ricarica, offriamo la possibilità di abbellire un po' lo smartphone, quindi abbiamo diversi accessori, custodie, abbiamo anche, siamo ben attrezzati per quanto riguarda tutto ciò che riguarda la protezione del cellulare. L'attività principale di Cellulopoli è la vendita di cellulari e tablet. Proponiamo il top di questi prodotti in un metodo di rateizzazione in base all'offerta del periodo. Vi ricordo Cellulopoli in centro a Gravina in Puglia, la città della telefonia mobile.
Siamo in compagnia del presidente dell'associazione Corteo Storico Conte Giovanni di Montfort, l'architetto Giuseppe Colonna, al quale io do il mio personale benvenuto. Architetto, allora, avete fatto un allestimento qui molto molto interessante, ma vorrei spiegare quello che è la vostra associazione. Certo, la nostra associazione appunto Conte Giovanni di Montfort è nata nell'intento di rievocare il momento in cui Carlo II d'Anciò ha costituito la fiera San Giorgio di Gravina. Una fiera che si è ripetuta ininterrottamente per 722 anni. Quindi la nostra associazione nasce per rievocare questo momento, ma si occupa anche di allestimenti e mostre di eventi della città. In questo caso appunto della mostra e della sagra del fungo cardoncello. È stata curata una ricerca storica dove abbiamo visto appunto le varie funzioni e le varie virtù del fungo e le varie credenze, a partire dalla Dea Madre che vediamo lì alla nostra sinistra e il fungo come era ritenuto nella storia dagli dei fino ad arrivare ai giorni nostri, dove la Micotec produce quintali di funghi cardoncelli. L'ottimo cioccolato nella sua forma migliore lo trovate a Gravina in Puglia, presso la cioccolateria di Lis. E qui con noi il suo titolare, il responsabile Vincenzo Lombardi. Vincenzo, vogliamo parlare di quella che è la tua attività? Allora, certamente, la mia passione per il cioccolato è nata diversi anni fa e dopo una formazione presso l'Istituto Professionale Alberghiero di Matera ho deciso appunto di aprire questa piccola attività, questo piccolo laboratorio artigianale. Ci occupiamo di una produzione abbastanza ampia che va dai cioccolatini ai dragea, prodotti con liquore, liquore al cioccolato, creme spalmabili, eccetera. Sono tutti prodotti che ora si stanno anche un attimino diversificando, la linea si sta ampliando verso il senza glutine, il senza lattosio, comunque tutta una serie di prodotti anche salutistici per abbracciare un pubblico anche sempre più ampio. E per noi è molto importante comunque puntare sul discorso ricorrenze, quindi battesimi, comunioni, matrimoni, eccetera, e proprio per questo saremo presenti a Tito Scalo in provincia di Potenza per la manifestazione Non Solo Sposa dal 20 al 23 novembre, mentre saremo presenti presso le gallerie del centro commerciale Auchan di Casa Massima dal 26 al 29 novembre. Questa sagra del fungo cardoncello ci sta mostrando anche un lato più sofisticato nell'utilizzo di quello che è l'ingrediente dell'Alta Murgia, appunto il fungo cardoncello. Ho il piacere di avere qui accanto a me uno chef veramente blasonato, sto parlando di Michele Enriquez. Cosa state offrendo all'utenza che si affaccia a questa sagra? Possiamo dare il benvenuto su Gravina, perché Gravina è una delle città promotrice di questo fungo cardoncello, avendo la Murgia, per cui è una delle protagoniste. E noi con il nostro savoir-faire, chiamiamola la francese perché io appartengo anche a un'associazione di Escoffier, quello che stiamo facendo per due giorni, oltre avere sia questa blasonata ricetta che è fatta con farina di Gran Cappelli, una lasagnetta con fungo cardoncello, il protagonista, e erbe campestre. Poi l'altra sera abbiamo fatto del grano saraceno con funghi, un tipo risotto, però con una cremetta di zucca. E ancora poi il tanto sapere, il cavatello, sempre col Sanatore Cappelli come farina, fungo cardoncello e pomodorino a forno. Sono tre piatti che stanno andando a ruba. Parliamo invece di quello che ti riguarda più da vicino. Vi ricordo, Michele Enriquez è il presidente dell'associazione Escoffier, ma facciamo spiegare a lui cos'è questa associazione. La nostra associazione è Escoffier perché è stato uno dei protagonisti della cucina internazionale e lui è stato uno dei primi a dare delle regole effettivamente nella cucina, mettere in regola quello che possa essere servito, il primo piatto, il secondo piatto e il terzo piatto, la carne bianca va prima della carne rossa, e ecco perché ha dato delle regole.